Ispirazione quotidiana. Inizio a comprendere la distinzione tra visibile e invisibile e trovo nell'invisibile la verità. Citazione di oggi. La contemplazione teologica differisce da quella filosofica nella disposizione, nel fine e nell'oggetto. Nella disposizione, perché la contemplazione teologica procede attraverso un lume infuso da Dio, mentre il filosofo attraverso la disposizione acquisita dalla sapienza. Nel fine, perché la contemplazione teologica pone il fine ultimo nella contemplazione di Dio nell'aldilà, mentre il filosofo lo colloca nella visione attraverso cui Dio può essere visto, in qualche modo, già in questa condizione presente. E nell'oggetto, non quanto alla sostanza, ma quanto al modo, perché il filosofo contempla Dio nella misura in cui può averlo in una conclusione dimostrativa, mentre il teologo lo contempla in quanto esiste al di sopra della ragione e dell'intelletto. Alberto Magno, commento all'Etica Nicomachea. Ispirazione di oggi. Ho scelto questa citazione, anche se può sembrare un po' cervellotica, perché ci restituisce una distinzione importantissima. Una distinzione che secondo me può trovare, anzi trova un'applicazione molto concreta anche nella nostra vita quotidiana. Una distinzione che si può distribuire o applicare su tre livelli. Il primo livello è proprio quello del pensiero spirituale e del ragionamento spirituale, quindi di ragione e presenza, non tanto di ragione e fede, quanto di ragionamento intorno, quindi ragionamento logico e invece di ispirazione. Il teologo, colui che si avvicina con strumenti spirituali alla comprensione spirituale, si abbandona all'ispirazione. Il filosofo è oggi, paradossalmente, anche se il filosofo non conta più niente, siamo un po' tutti filosofi perché vogliamo avere prova concreta, prova logica. Quanti commenti, se andate a vedere anche sotto i video che propongo, pongono questa questione. Ma come può essere che se poi invece questa cosa è così? No, ma per esempio per quanto riguarda il karma, ma come funziona esattamente? Cioè io adesso rubo 3 euro e quindi dov'è che viene impresso questa, dove viene impressa questa negatività e quando poi emerge esattamente dove e come. Questo è un procedimento appunto razionale, che non stiamo dicendo che sia errato, attenzione, anzi, è l'atteggiamento che noi tutti abbiamo, che noi tutti, direi che l'essere umano avvicinandosi, essendo un uomo razionale, homo rationalis, si avvicina a questi concetti che trascendono la razionalità con un approccio razionale, come si approccerebbe ai problemi della sua vita. E qui ecco la richiesta del primo salto. Non c'è spiegazione razionale. Non c'è spiegazione razionale. E qui veniamo al secondo punto che si applica alla società in cui viviamo. Vi ricordate che parlo spesso di paradigma. Che cos'è un paradigma? Un paradigma possiamo definirlo con un'immagine come una super cornice, come se noi quando nasciamo non nasciamo in uno spazio completamente libero. Può essere uno spazio vasto, perfino immenso, ma è sempre incorniciato, ha sempre dei confini, è come se fossimo dentro, nascessimo già dentro un quadro delineato e delimitato. Delimitato da che cosa? Certo, dalle credenze, dai condizionamenti, ma soprattutto determinato dalla struttura culturale, appunto quella che si chiama, è stato un filosofo, Thomas Kuhn, che l'ha definita questa struttura, il paradigma. Oggi viviamo in un paradigma completamente materialista. Ecco perché parlo della distinzione tra invisibile e visibile. Se nel primo livello, quello del pensiero, dell'avvicinarsi a questi concetti, a queste tematiche, a questi problemi, a questi interrogativi, abbiamo un approccio di pensiero razionale, quindi possiamo dire e la relazione appunto tra razionale e spirituale, o se vogliamo anche tra razionale e irrazionale, tra ragione e ispirazione, come abbiamo detto,
Poi abbiamo un salto quando si applica nella vita collettiva, quindi nel nostro paradigma. Anzi, il primo livello è condizionato ancor più dal paradigma in cui viviamo, che è un paradigma materialista. Qual è l'essenza del paradigma materialista? È che tutto è esteriore, cioè esiste solo ciò che è percepibile sensorialmente, soltanto ciò che vediamo. Beati coloro che crederanno senza vedere, non a caso disse quel sapiente. Ma oggi tutto esiste solo se è visibile, per dirla paradossalmente, cioè parafrasando Hegel, che diceva ciò che è reale è razionale. Oggi potremmo dire ciò che è reale è visibile, ciò che è visibile è reale. Se non è visibile, non è reale. E quindi abbiamo un altro problema, perché non abbiamo soltanto il problema del pensare, quindi del saltare il pensiero logico, come necessità, ci dice Alberto Magno, per arrivare a toccare il cuore spirituale. Ma abbiamo proprio il problema del blocco paradigmatico, cioè della nostra struttura di conoscenza, della nostra struttura di sapere culturale, che ci impedisce perfino di pensare oltre il materiale, oltre il visibile, oltre anche più oltre il razionale, appunto, oltre soltanto quello che è sensorialmente percepibile, quello che è esteriore. Pensate allora anche qui la difficoltà che tutti abbiamo. Abbiamo un'ulteriore difficoltà. Ci scontriamo con i limiti dell'approccio naturale dell'essere umano, ci scontriamo anche con i limiti della nostra società. Pensiamo, per esempio, a quanto valore abbia, appunto, la patente, mi viene da dire, di scientifico o di scienziato. Faccio un esempio. Troviamo un libro scritto da un astrofisico. Gino Pagulli è un astrofisico. Astrofisico. Quest'altro invece ha studiato a Stanford le particelle subatomiche e ha applicato queste alle leggi dell'economia integrandole con la chimica. Uno dice, mamma mia, un fenomeno questo qui. È un fenomeno, il libro che avrà scritto sarà, non lo so, sarà scritto con la pietra della verità. Pensiamo se trovassimo la biografia di San Paolo. San Paolo, nato è stato folgorato lungo la via di Damasco dall'ispirazione divina, conosce almeno 4 lingue, perché sappiamo che conosce l'ebraico, conosce il greco, conosce con ogni probabilità il latino e anche l'aramaico. È stato forse il più importante divulgatore della cultura cristiana, colui che ha fondato a tutti gli effetti il cristianesimo, tramandandolo e portandolo, divulgandolo fuori dalla sua terra d'origine. Uno dice, mamma mia, ma che bigotto, ma chi è questo qui? Sì, vabbè, saprà 3 lingue, questo devo dire in effetti, perché vedete, quando c'è una materialità, quanto ne sai? Quante cose sai? Allora sì, forse, però poi non è che fosse un linguista, non è che fosse un analista, no? Era poi uno che poi girava, un bigotto che così diceva cose di chiesa, no? Hai visto poi come è andata a finire, no? È stato quello che, tra quelli che proprio ha distrutto l'umanità, insomma. Un altro esempio, Meister Eckhart, grande mistico tedesco, autore di più di 300 sermoni, è stato colui che con ogni probabilità ha messo in relazione più profondamente la razionalità di derivazione greca con la speculazione cristiana e l'ha portata a livelli di eccelsa spiritualità soprattutto nella cultura tedesca, ed è stato forse anche ispiratore, almeno padre ispiratore, della filosofia moderna, per esempio di Hegel. Ma chi, questo non ha fatto niente, è un mistico, è uno che sta lì tutto il giorno, dormicchia, poi si alza, guarda il cielo e scrive qualcosa. Pensateci, adesso io l'ho un po' reso in modo fumettistico, però pensateci se non è così. Noi attestiamo valore a ciò che è contornato di scientificità. Che cos'è la scientificità? Non è altro che esattamente questo, soltanto l'azione sull'esteriorità, su quello che attiene alla materia, unicamente a questo. Secondo sforzo. E poi il terzo, che è quello più importante per noi. Questi due livelli confluiscono, come si dice, con una tempesta perfetta
nel livello individuale, il livello che tutti noi affrontiamo ogni giorno, cioè appunto l'invisibile e il visibile, le prassi anche liturgiche sono visibili, le procedure, le tecniche sono visibili, e noi chiediamo questo. Quando ci sono dei passettini da fare, ecco che noi in qualche modo abdichiamo ad essi il lavoro interiore. Per esempio, affrontiamo una dieta. La dieta, vai dal dietologo e ti dice devi fare questo, 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 adesso cambiamo, e poi dobbiamo sempre cambiare tutto. Questo cambiamo e tu dici, però, perché è scientifico, secondo livello. Cambiamo questa, adesso ti metto questa al mattino, questa al pomeriggio, poi diamo un boost, perché secondo le nuove ricerche, se tu metti il limone insieme al grano saraceno, questo produce un metabolismo dei grassi, dei lipidi, che fa sì che tu possa anche automaticamente poter assorbire gli zuccheri in maniera differente. Quindi, ricetta, prendi a mattino lo yogurt con i mirtilli, pomeriggio questo, poi mettici l'integratore, poi la sera, mi raccomando, la camomilla. Noi abbiamo, non so, 50 cose da prendere, non da fare, da prendere, e seguiamo questa liturgia. Questa liturgia fa sì che procediamo, certamente abbiamo dei risultati, no? Abbiamo dei risultati, poi magari sono risultati temporanei. Perché sono risultati temporanei? Perché non agiamo sul livello causale che è invisibile. Questo è il mio approccio. Non sto dicendo che è sbagliato, non sto dicendo certamente che fare una dieta è sbagliata, sto dicendo magari che fare qualunque dieta è giusta. Cioè che attraverso la ritualità esteriore, la nuova liturgia, noi appunto abdicando l'essere interiore o il lavoro interiore a una serie di procedure esteriori che sono passive, anche se sembrano attive, perché il vero lavoro è interiore, è attivo, l'attività è interiore, ma l'attività più alta è invisibile. Ecco che noi otteniamo certamente dei risultati agendo unicamente però sull'esteriore. Allora, qui il punto è, se la causa fosse nell'esteriore, troveremo soluzione. Ma siccome mi pare di poter dire che il nostro paradigma stesso ha dimostrato che la causa non è esteriore, ecco che abbiamo risolto l'effetto, ma non abbiamo risolto la causa. Pensate se vivessimo in un paradigma a livello 2, in cui appena hai un problema di obesità, facciamo un esempio, di sovrappeso, ecco che ti si pone il problema di quale è la causa karmica. Siamo in una società in cui i problemi si sa che sono originati, la loro causa è spirituale, quindi è il dislivello, lo squilibrio tra anima e spirito, e quindi noi dobbiamo trovare il perché animico determinato da quello che è l'indicatore spirituale della guarigione, che passa attraverso magari la crisi legata allo squilibrio del proprio peso. E ora magari ti viene detto, in questa società ipotetica di nuovo paradigma, che tuo figlio, magari che è sovrappeso, dovrebbe iniziare a lavorare su questi problemi karmici centrali, magari il problema, che ne so, ipotizzo, di un irrisolto trauma relazionale rispetto all'altra persona, che anche se non si manifesta ancora a una età così piccola, però si manifesterà anche in età adulta, e quindi i suoi problemi di peso riguardano una radice animica karmica che magari afferisce a una vita precedente. Signora, dovrà passare, direbbe il terapeuta karmico, dovrà passare i prossimi 5 anni suo figlio a lavorare attraverso la scoperta di tutti quei blocchi subconsci che fanno sì che quella radice, quel seme karmico ancora si manifesta nella sua vita. Quindi dovrà utilizzare questi strumenti e agire su di sé. Tutti i giorni fare un processo di meditazione, faccio un esempio, tutti i giorni fare un processo di autosuggestione, peraltro, o tutti i giorni fare un lavoro con un certo tipo di disciplina mentale e spirituale per risolvere questo problema karmico. Come sarebbe il nostro mondo? Come sarebbe il nostro approccio rispetto al problema stesso dell'invisibile e dello spirituale? Tornando al mondo di oggi, ecco che questi 3 livelli sono dei blocchi, degli ostacoli sempre più grandi, e a volte non riusciamo neppure, o se ci mettiamo alla ricerca troviamo questo blocco mentale o questa serie di blocchi mentali determinati proprio da questi impedimenti
che sono reali, che non sono solo nostre credenze, sono reali, fanno parte della nostra vita. Dobbiamo spezzare ed è la cosa più difficile. È la cosa più difficile perché, tornando a livello 1, l'uomo è fatto così. L'uomo ha bisogno di visibilità, l'uomo vive nel mondo, l'uomo vive nella realtà e Dio ci dice: io sono invisibile. Io sono invisibile, ce lo dice da 6.000 anni e insomma io penso che avesse un grande ottimismo nei confronti dell'umanità, perché non è mica facile arrivare a comprendere questa trascendenza interiore che ci permette di arrivare alla comprensione spirituale, quindi ad aprirci completamente all'ispirazione, accettare l'irrazionale, accettare l'irrazionale come tale, accettare l'ispirazione spirituale come tale. Il problema non si porrebbe però se fossimo felici nel mondo materiale. Non ci porremmo il problema se almeno alcuni di noi in questo mondo, la maggior parte, attenzione, non si pone neppure questo problema. Quelle persone che noi chiamiamo più evolute, invece questo problema se lo pongono. Perché se lo pongono? Vorrei citare Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva: io sento che c'è quel centro spirituale esatto e so che se mi abbandonassi completamente a quello avrei risolto tutti i miei problemi. Non avrei più neanche il problema di pensare il peccato. Vi ricordate? E se non vi ricordate, vi invito ad andare a vedere il video di Ispirazione Quotidiana che abbiamo fatto citando Tesla. Tesla diceva esattamente questo: c'è un nucleo da cui origina ogni energia, ogni creatività, io non so cos'è, non l'ho mai compreso, ma so che c'è. E che io penso che da qui dobbiamo partire. Questo nostro sentire che c'è ed è reale, e io per esempio, che sono un intellettuale, mi avvicino adesso anche attraverso il pensiero filosofico, l'intelletto, ma mi accorgo che scaturisce poi a un certo punto. A un certo punto, quando entro, e questo è il lavoro interiore, non è una liturgia passiva, ma è un'azione volontaria, continua, dobbiamo ogni volta riconquistare questo aspetto. Io stesso, e non lo dico con presunzione, dico io stesso che, insomma, ho dedicato la mia vita a questa ricerca, devo, ma io stesso posso dire, citando tutta la storia anche della mistica, per esempio, tutta la ricerca spirituale di tutti coloro che hanno dedicato la loro vita a questa ricerca è fatta da: io stesso faccio fatica, io stesso non riesco sempre. Questo vuol dire che a qualunque livello, tanto più all'inizio, attenzione, tanto più all'inizio, quello è uno sforzo supremo, è la sfida suprema, ma comunque anche dopo, avanzando, per questo siamo in collegamento, in connessione quotidianamente, non sempre è immediato, anzi quasi mai c'è uno sforzo di recupero. Perché? Perché semplicemente siamo esseri umani che vivono nel mondo, nella realtà, e devono passare le giornate a, come diceva Philip Dick, non solo a impedire, essendo fatti d'acqua, che il terreno ci assorba, ma anche a guadagnarci da vivere. E quindi siamo stanchi, e quindi abbiamo bisogno anche di appagamenti. L'appagamento può essere sensoriale, appunto. E cerchiamo anche, abbiamo bisogno di questo. Questa è una sfida, cioè riuscire a far entrare lo spirituale anche nella vita carnale, nella vita materiale. E poi riuscire successivamente, se vogliamo e se riusciamo, a trascenderlo, ad arrivare a non avere più bisogni materiali, ma essere appagati soltanto dall'energia spirituale. Ma quello che più conta è che questa energia, quando arrivi a toccarla, quando attraverso la tua azione mentale, attraverso per esempio lo studio, attraverso le tecniche, attraverso la conoscenza, ecco che arrivi, io arrivo a sentire quell'energia, e se, ed è veramente come se si aprisse il cielo, e la sento, la vivo come realtà, so che è reale, so che è reale. Se non ci fosse questo, non saremmo qui a cercare. Ma questo c'è, questo è indiscutibilmente c'è. E chi non si pone questo problema non è perché non lo sente, ma perché non ha la sensibilità per arrivare a sentirlo. Ed è infelice, mentre noi cerchiamo la nostra felicità.